Rivarolo, la Commissione Ecologia e Ambiente è convocata per lunedì 15 settembre alle 9.30, in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare di Palazzo Lomellini. Il gruppo Rivarolo Sostenibile ha richiesto la convocazione tramite il loro capogruppo Marina Vittone, consigliere di opposizione. La convocazione è stata fatta a sostegno dell'istanza che il comitato Non Bruciamoci il Futuro aveva verbalmente espresso all'amministrazione comunale a fine luglio. Rivarolo Sostenibile ha ritenuto necessario e opportuno il confronto tra la commissione consiliare competente in materia di ambiente e forme di inquinamento e il comitato cittadino, per l'aggiornamento rispetto alla questione della centrale cogenerativa a biomassa e il monitoraggio della qualità dell'aria. Rivarolo Sostenibile ha inoltre richiesto di discutere del servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti affidato a Tecnoservice circa la variazione delle modalità di raccolta e relativamente a numerosi episodi di disservizio, che ancora permangono soprattutto nelle frazioni di Rivarolo.